Bentornati ad un nuovo video su Ascoltando Giornato Bruno. Alla luce di quanto abbiamo detto nei precedenti incontri, ha davvero senso chiedersi se Giordano Bruno fosse un filosofo, un mago oppure uno scienziato? È un problema decisamente inutile, perché se consideriamo che nel 500 e nel 600, ma anche nel Medioevo, non esisteva affatto la figura moderna di scienziato. Tutti i grandi di quel periodo erano in parte un po' maghi, un po' scienziati, un po' filosofi, un po' matematici. Erano anche astrologi. Basti pensare che i potenti adoravano gli oroscopi e spesso pagavano molto bene queste persone per avere sia profezie che responsi. Anzi, alcuni di questi avevano anche dei ben attrezzati laboratori alchemici. Pensiamo per esempio a Newton, che oltre che scienziato era anche alchimista, e l'alchimia precede la fisica moderna. Uno dunque è il cielo, uno lo spazio immenso, il continente universale, l'eterea regione per la quale il tutto scorre e si muove. Ivi innumerabili stelle, astri, globi, soli e terre si vedono sensibilmente. L'universo è immenso ed infinito, è il composto che risulta da tal spazio e tanti corpi. L'infinità dell'estensione spaziale dell'universo implica l'impossibilità che il nostro pianeta sia situato proprio al centro dell'universo stesso, per l'ovvia ragione che non ha alcun senso parlare di centro dell'infinito. Ne consegue che nell'universo esistono innumerevoli mondi abitati, ma tutti sono legati alla legge dei contrari. Il campo dell'universo quindi è duale. Bruno si rende perfettamente conto che le sue affermazioni vanno contro il pensiero dominante di allora. Tanto che tutto è un campo, tutto è un insieme univoco. Così è. Avverrà che si aprirà la porta dell'intelligenza, dei principi veri delle cose naturali, e da gran passi potremo discorrere per il cammino della verità, la quale, nascosta sotto il velame di tante sordide e bestiali immaginazioni, sino al presente, è stata occultata per l'ingiuria del tempo e le vicissitudini delle cose, dopoché, al giorno degli antichi sapienti, successe l'oscura notte dei temerari sofisti. Veniamo ora alla parte, diciamo, più attuale, che rende Giordano Bruno precursore di teorie sull'universo, riconosciute dalla scienza solo alcuni secoli dopo la sua morte. Non dobbiamo però dimenticare che il Nolano fu figlio del suo tempo e anche di alcuni pensieri, quali quello platonico e quello ermetico, i quali già erano in parte osteggiati dalla Chiesa di Roma. Quindi Bruno, oltre che a essere visto come un seguace delle dottrine ermetiche, dette proibite, veniva malvisto anche perché voleva dimostrare i fenomeni naturali attraverso la presenza di un ente metafisico infinito, trascendente, che tuttavia permea l'intero cosmo. In sintesi, Bruno affermava che nell'universo vi sono infiniti mondi, infinite stelle, infinita materia, il tutto penetrato da un infinito campo di forza. I concetti più comuni di creazione della filosofia occidentale e dei dogmi delle religioni rivelate sono incompatibili col pensiero di Bruno. L'universo è tutto e in tutto, in quanto emanazione continua di Dio, e a sua volta infinito perché uno senza secondo. Insomma, l'espressione usata comunemente sotto la forma Dio crea, per Bruno non sarebbe lecita, perché Dio non crea, Dio è. E lo so. Lo sappiamo, sembra un enorme paradosso, ma in fondo filosofare su un Dio non è forse già di per sé un grande paradosso? E allora non possiamo che chiederci: da dove derivano le idee di Bruno? Dove finisce la filosofia? Dove inizia la metafisica? E dove la scienza? Questo aspetto cercheremo di affrontarlo nel terzo e ultimo incontro dedicato al testo De Infinito Universo et Mundi. Noi ci vediamo in un prossimo video e nel frattempo iscrivetevi al canale e, se non l'avete già fatto, attivate le notifiche. A presto!